Il monumento della discordia nella bonificata e riqualificata area dell'ex Tamoil continua a far parlare di sé. La prima proposta arriva dal comitato di quartiere Ospizio Marino, che intende realizzare un bassorilievo nei ricordi della fondazione di Gela da parte dei Rodio Cretesi. Abbiamo fatto la nostra proposta, ovvero un monumento che parla dello sbarco e quindi della fondazione di Gela, che risale al 689 a.C. ad opera di Andifemo ed Endimo, che vennero proprio in questa zona, proprio dove c'è il fiume Gela, più o meno arrivarono da queste parti, fondarono la città. E c'è, addirittura esiste anche, abbiamo saputo che esiste un dipinto di un pittore gelese, Occhi Pinti, che ritrae questa scena, e vorremmo mettere questa scena fatta proprio dal pittore Occhi Pinti, e inoltre un'effigie, una scritta dove si dice, cioè le parole di Tucilide che dice che Gela è stata fondata da coloni rodiocretesi nel 689 a.C. e si chiamava, vicino al fiume Gela, che si chiamava allora l'Indio, perché qua oltre i giardini di Demetra e Core, questo è il nome che abbiamo dato ultimamente alla macchia mediterranea che abbiamo bonificato, come tutta la città sa. Per 11 settimane siamo stati qua a lavorare e, se piace a Dio, saremo ancora qua sabato a completare, perché ormai manca poco per completare, per arrivare vicino il Lido La Conchiglia. Quindi la macchia mediterranea abbiamo battezzato con il nome di Giardini di Demetra e Core. Qui abbiamo proposto questo monumento che parla della storia di Gela, proprio della fondazione, ed è una cosa importantissima, perché i gelesi, chi non lo sa, deve sapere che ci sono state delle persone come Andifemo ed Endimo che sono arrivate proprio in queste spiagge, cioè in questo litorale, hanno fondato poi la nostra città. Poi subito vicino, proprio all'area, proprio all'ex area di servizio, abbiamo l'emporio greco arcaico, che è di valore inestimabile, è importantissimo. Tante persone non lo conoscono, non lo sanno, perché non l'hanno aperto mai. Io una volta ci sono andato per sbaglio, perché ho visto che c'erano i cancelli aperti, c'era una manifestazione, qualcosa, non mi ricordo cosa. Sono venuto a visitarlo e ho saputo che si tratta, di botteghe antichissime. Era un centro commerciale dell'antichità che si estende da qua fino al fiume Gela. La parte, che si vede è solo questa, dove ci sono questi capannoni. E addirittura, è fatto con i mattoni crudi, che gli stessi sono in Mesopotamia, non si trovano più in nessun'altra parte del mondo. Quindi è una cosa importantissima che ancora non è aperta. Più a destra, qua a circa 150 metri, nascerà il Museo del Mare, che ormai è prossimo, imminente ad aprire. E più sopra abbiamo l'Acropoli, quindi crediamo che la cosa più attinente è quella che abbiamo proposto noi. La seconda idea progettuale risale al 16 ottobre 2018, quando ancora esisteva l'area Tamoil. La chiesa San Francesco, confinante con il lungomare, propose una raffigurazione mariana sul lungomare, idea che da tempo persiste in tutte le grandi città marinare, sul vasto lungomare e non nello specifico nell'area dell'ex Tamoil. Il luogo, dove da sempre sono partiti i pellegrini per Bittalemi, prima per la Dea Demetra e poi per la Madonna, è anche il luogo dove è nata la prima comunità cristiana del territorio, ed oggi luogo di culto con il ripristino della Cappella Mariana, restaurata lo scorso anno grazie alla generosità dei fedeli. Dollino propone che il comune e il parco archeologico costituiscano una commissione per il decoro urbano, per valorizzare al meglio questo fazzoletto di terra e gli innumerevoli spazi liberi della città, affinché si presentino concrete proposte e progetti e non restino soltanto propositi faraonici.